When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Devine, motherfucker. I'm set. Are you ready for me? The streets in this music, I'm here to satisfy. You're moving where the slow get ready, you can feel that's right. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take a sample ecstasy. We wanna shake it out, your time is yours now. Torna il super show più gesticolante della TV e torna anche una grande programmazione teatrale, quella del Teatro Team, che apre i battenti con un gran bello spettacolo, quello del nostro amico Biagio Izzo. L'abbiamo incontrato per la terza volta. A te Biagio e a te Andrea, ci guardiamoci l'intervista. È vero che ti sposerai, ti faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai, e se la scelta è questa, è giusta lo sei solo tu, è lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più, ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticarti. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticarti. Allora, una volta mi veniva dall'America e ha fatto tardi. Un'altra volta il navigatore non riconosceva il teatro e ha fatto tardi. Questa volta che è successo, Biagio? Questa volta sono in anticipo e ho riconosciuto io il teatro. Ho detto al navigatore, questa sera parlo io. Hai fatto progresso. Stai zitto, non parlare a costa, a destra me la vedo io. E sono arrivato fino a me. Merito di qualche pillola speciale. Assolutamente sì, quindi credere in se stessi, avere fiducia in se stessi va bene. Cosa proporrai questa volta? Questo è il nostro terzo incontro. E sono contento di tornare, perché questo è un teatro molto bello, molto grande, però... Eravamo anche contento del nostro terzo incontro. Assolutamente, quello era intrinseco, chi c'ha, ma veramente una gioia di pazza, appena l'ho visto, mi si è aperto proprio
niente. Il naso di Biagio sta per sfondare la telecamera. È già molto grande. No, è una pillola per piacere, questo nuovo spettacolo che portiamo ormai da febbraio scorso in giro, molto divertente. Parliamo di timidezza e di truffe. Timidezza che è una vera e propria malattia, che ti fa dire cose, ti fa assumere atteggiamenti che in un momento di rilassatezza non faresti e non diresti mai. Quindi è una pillola che però è in fondo una caramella per l'alito, che questo scambia per pillole, è una coincidenza, ma dà la forza a quest'uomo di superare la timidezza. Ciò significa che se tu hai fiducia in te stesso ce la puoi fare, ecco perché prima dicevo la fiducia. E poi parliamo di truffe, questo Carlo Scaldamaglia, che sono io protagonista di questa situazione, uno che vive di espediente, ha la chance per cambiare vita, vivere onestamente, ma come sempre che la società un po' ti addita, sei un po' schedato per loro, sei quello il millantatore, il truffatore, non ti lascia cambiare. Ma se uno veramente vuole cambiare, lo può fare, ma ci devi credere tu e nessuno. Grande Biagio. Bella soddisfazione. Ma quindi hai tratto un po' l'ispirazione dalla realtà? Beh sì, insomma, sono delle figure un po', non ci sono quasi più, romantiche, diciamo così. Infatti pigliamo le distanze dai ladri, il truffatore è quello che alla fine d'accusa dice: ma è già, tu volevi comprare un telefonino di 13 euro, di 300 euro con 13 euro, e questo è quello il risultato. Però al di là di tutto, al di là dei messaggi, è uno spettacolo molto divertente, con sei ballerine ho portato per te, capisci a me? Capisco a te. Sei gerate, le musiche di Paolo Belli, qui ci divertiremo tanto, e poi la regia di Claudio Insegno, ormai ce l'ho nel mio stato di famiglia. Come c'è una coppia di fatti. Ma guarda, ma fa piacere, guarda la coppia di fatti, l'ho fatta, vorrebbe fare coppia con me, ma non è possibile. È possibile.